Oggi è una giornata importante in quanto il progetto del Libro Bianco è abbastanza ambizioso perché finalmente si pone il problema di fare un effettivo censimento dello stato attuale delle patologie valvolari nel territorio nazionale. Esistono dati in paesi esteri che dimostrano ad esempio, e questo è un dato abbastanza diciamo che colpisce, il fatto che screenando, cioè vale a dire facendo degli esami ecocardiografici a tappeto a una popolazione di anziani sopra i 65 anni, fino al 34% dei pazienti hanno dei vizi valvolari maggiori, quindi sulla aorta e la mitrale, in oltre il 30% dei pazienti. Questo è un problema, come dire, epidemiologico di sanità e di cura molto importante, già che questi vizi valvolari, laddove sono gravi, possono essere mortali. È chiaro che non si tratta del 30%, i vizi effettivi di stenosi valvolare aortica serrata che ha indicazione di intervento sono intorno al 5-6%, però bisogna sapere che se non si interviene si va incontro rapidamente a morte. Rapidamente significa 1-2 anni. Quindi sono maligni questi vizi come un tumore metastatizzato, però a differenza del tumore metastatizzato qui c'è una cura radicale. Quindi il progetto da un punto di vista di popolazione, di territorio e come dire, di comunità pubblica, di salute nazionale è ambizioso, ma nello stesso tempo fondamentale farlo. Anzi, il dubbio è perché non si fosse iniziato prima.